Ehi la ciurma, io sono Mercedes e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. Ho fatto un po' di pulizia, ho ottenuto un'arma semplicemente per tipo e ho ridistribuito le robe e anche di armatura ho messo un po' di roba e le altre le ho distrutte, insomma, per avere un pochettino più di oggetti. Qua invece ho dei... Oh, questo è un talismano. Più possibilità di critico, potrebbe andare bene per Nefia. Stacca molto su critico. Lei cosa che ha? Più uno di morale. No, non mi serve il morale. Il morale potrei darlo invece a lui che ha più blocchi quando è vicino a un alleato. Danno agli scudi. Extra attack chance. Roscoe c'ha già più il morale. Lo metterei lui. Più morale. E il blocco vicino agli alleati lo metterei a lei. Punto. Queste robe qua, boh, ne ho vagonate, ma non le ho mai utilizzate alla fine. Potrebbero servire, ma... Boh. Potrei anche venderli. No, ma mi sa che non si possono neanche prendere. Ah, tra l'altro... Questi sono... Ah, no, sono dei quest item. Ok. Ah, tra l'altro adesso bisogna raccogliere tutto, per cui in realtà... Ah, no, empty. Ok, una spada, ok, dei valuable, un oggetto. Vuoto, string. E poi metteremo Katie a craftare un po' di oggetti, soprattutto di armature, perché non siamo messi benissimo di armature. Cioè, il fatto è che le armature, quelle buone, fanno perdere un sacco di movimenti, e non è una cosa che mi piace, anche perché non siamo a difficoltà alta, per cui... Preferisco mantenere i miei movimenti piuttosto che le armature fiche. E però no, quella l'abbiamo già presa. Miele, string. Il fatto di aver fatto tutto così brutalmente ci darà la possibilità di trovare il cairn, probabilmente. Dovrebbe esserci un cairn anche qua, immagino. Beh, di sicuro ci sono delle piantine. Però appunto, con l'artigiano di livello massimo, poi si possono anche craftare le cose... Oh, qua ce n'è uno che abbiamo dimenticato. Craftare le cose in serenità. Cioè, con in serenità... Oh, c'è un tesoro là che abbiamo lasciato. Non credo sia lo stesso. No, infatti, cosa troviamo? Tutta buona roba. Mi pare che sia se aggiungiamo appunto l'armor oil che abbiamo trovato adesso. L'armatura è molto più veloce. Eccolo il cairn, lo sapevo. Tra l'altro, con questo punto è quello che mi permette di salire di. Ah, c'era anche un'altra roba nascosta. È quello che vi permette di far salire di livello mazzate, se mi pare. Proprio il personaggio principale. Mi sa che abbiamo visto tutto quello che c'era da vedere. E infatti ne servivano 18 per salire di coso. Adesso farò ancora più danni. Mentre invece gli altri, allora qua avevo da... No, quello è già a 5. Lei è già a 5. Lui è a 4, ma mancano un botto di punti. Lui ha solo 18 e gliene servono 21, mi pare, infatti. E lei invece ha... Niente, costa tutto troppo. E loro non hanno più punti, mi sa, perché ho messo tutto in utilità. Infatti, niente, allora andiamo. Abbiamo recuperato la lettera e dobbiamo andare a nord-est di Northumbria. Perché nord-est di Northumbria? Mi ha recuperato la lettera, abbiamo impedito che si incontrassero. Ah, dobbiamo andare invece dai tizi con cui dovevano incontrarsi, immagino. Il gruppo vincente non si cambia. A battle was fought here centuries ago. Desperate. Tragic. The spirits linger beneath the soil, but I don't understand their laments. Ok. Allora, qua è tutta roba da
Esplorarsi per benino. Non vorrei però tediarvi troppo, per cui magari metto in pausa e ci vediamo tra un attimo. Niente, non è passato molto tempo e siamo già qua. Cioè, sono andato appena oltre, ho visto che c'è della gente accappata là sotto, poi è partito questo dialogo. Questo dovrebbe essere il posto, sembra che siamo arrivati qui prima delle delegazioni. Allora, proviamo un perception. Ok. Hanno appena spento un fuoco di recente, non siamo soli. Devono aver posizionato degli scout, degli esploratori in cima alle colline in anticipo. Se vuoi fare qualcosa di... Se per pianifichi qualche astuzia, dobbiamo occuparci di loro prima. Parlando di questo, qual è il piano? Se ho capito la missione correttamente, dobbiamo distruggere un'alleanza diplomatica? Allora, vediamo un po' le opzioni. Mentiremo. Ah no, ci nasconderemo per la strada ovest e attaccheremo la delegazione di Osred. Poi prenderemo le loro insegne e cancelleremo le negoziazioni a loro titolo. Oppure attaccheremo la delegazione di Osred alla strada ovest. Poi ci abbracceremo i mercianti e offriremo loro grandi ricchezze per supportare la nostra invasione della Northumbria, no? Aspetteremo qui per la prima delegazione ad arrivare. Poi li uccidiamo in fretta prima che arrivi il secondo gruppo, in modo da non dover combattere tutti e due allo stesso tempo. Allora, la prima sarebbe più furba, però mi sa poco sensata che accettino che noi siamo la delegazione di Nortu di Osred. La terza però dobbiamo combattere le due. Vada, dai, andrei con la terza. Spero che non siano troppo puntuali, oppure ci troveremo circondati. Posso mettere delle trappole? Scusate. Per la prima delegazione, fin tanto che aspettiamo, questo ci darà un buon margine nel combattimento. Va bene, occupatene mentre prepariamo l'imboscata. Ah, devo metterla proprio la camera da qua dentro. Ah, ma non abbiamo la chiave. Ok. C'è un tizio qua mezzo morto però. Che cosa cavolo è successo? Stranieri, per favore, aiutatemi. Cosa ti è successo? Sono stato derubato. Attaccato mentre ero a dormire nella mia tenda. Era qui per il tesoro, ma i ladri lo hanno preso. Se mi aiuti, ti dirò come trovarlo. Roscoe, vedi cosa puoi fare con questo. Ha perso molto sangue, ma non è ancora morto. Dovrebbe riuscire a salvarsi. Grazie, mi sento molto meglio. Vi dirò del tesoro che ho sentito. Mi hanno dato una chiave. C'era una stanza. Ah, ok. Però i ladri gli hanno preso la chiave. Ok. Va bene, però cioè, i tizi qua sopra li ho visti, sono questi qua, immagino, ma non posso andare a menare tutta sta gente qua adesso che sto aspettando di menare con gli altri.
Allora, cos'è che dice? Sono due opzioni. Allora, Odi. Là ci sono dei lupi, no, non mi piace. Stiamo qua davanti, aspettiamo i merciani. Sì. Ok, abbiamo un giorno di anticipo praticamente. Eccoli. Rappresento Offa Rex Anglorum. Scusate la mia impertinenza, non siete vestiti come i Northumbri che ho mai incontrato qua. Farei la terza direttamente. Sono stato mandato da Aetherhead per essere sicuro che nessuna alleanza ci sia. Fate pace con il vostro Dio. Ok. Non ho capito dove ha messo le trappole, però, in tutto questo, se devo essere sincero. Nefia potrebbe pizzicare quei due, ma ovviamente c'è tutta la gente in mezzo. Allora, Gunnar, se vai carica, questo lo tiriamo giù. Ok. Nefia. Poi Ketil. Ok, vai. No, Kaiser. Però lui ha ancora l'azione, per cui. Ciao così. E vai qua, mi sa che quando secca o quando fa critico recupera l'azione. E qua che il sanguinamento gli farà male. E invece niente. Ah, cavolo, ce n'erano altri due là dietro, non li avevo visti quelli. Ma non so niente. Attacco d'opportunità. Sì, c'è morto di attacchi di opportunità questo. Allora, tu vai qua. Ah no, aveva interrupt. Cavolo! Che danno bestiale! Un attimo e ci restavo secco, eh? Allora, con carica dovrebbe riuscire. No, non lo tira giù? Ma vaffanbrodo, non lo tira giù. E invece. Till I'm warmed up. In 4 turni arrivano gli altri. E I can fix
Pure lui. Allora, torniamo con tutti. Allora, qua... no, 2 turni ancora. Nefia farei... Cos'è che va? Anticipate opening. Ottimo. Lui non ha un anticipate opening, no. Questo. Buffiamoci un po', già che siamo. Anticipate opening anche lui. Dissipate opening e tu vai di interrupt, direi. Fortuna che ha mancato. Grande! Giocato benissimo l'interrupt. Ma già quella fionda, quella tira è dura e rigida. No, quello è brutale. Allora, non posso vedere nessuno. Devo dire che visto che quello è un po' una rogna... No, andiamo con Shield Hook proprio su questo. Tanto sono solo in 6. Al doppio. Ha solo 31%. Allora aspetta che mi avanzo qua. Gli vado un 95. Però adesso l'importante è tirare giù lui. Guarda come ci va giù con Nefia. T'ho detto che andava giù, guarda, come un piacere proprio. Allora, se secca dovrebbe riguadagnare l'azione, vero? O se fa critico. No, nessuno dei due. Ha fatto critico e ha seccato, ma non ha recuperato l'azione. Forse ha un tot di percentuale perché accade. Allora, vai in cover, poi tu. Vai qua, ottimo. E nulla, Roskva, stai qui nelle retroguardie, se possibile. Ah, che male. Data. Gunda riesce a correre fin là? No. Beh, sì, ma non lo attacchiamo. Però almeno deve sprecare la mossa quella di essere lento, no? Come si chiama? Proprio allontanarsi senza dire opportunità. Questo si mette a tirare con le frecce. Ma
mancato. Il tactical move. Lo tiriamo giù ancora più facile quello se va con... Se va senza scudo. Non avevo visto che era solo 55, pensavo di più. Ma cover da chi? Sono andati tutti giù? Dai, Nefia. Nefia è grandissima comunque, fa un danno incredibile. Andato? Flawless victory proprio. GG. Tutto perfetto. Tutti tirati giù, adesso possiamo scandagliare tutto per bene. Faccio che farlo off camera a sto punto. Ci sono anche gli altri da tirare giù in realtà là sopra però. Mi sa, per il coso del tesoro, per cui mi sa che continuiamo nel prossimo episodio. Raccolgo solo questi. Ok. Va bene. Ci vediamo al prossimo episodio. Io vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto, iscrivervi se per il video non l'avete già fatto. Ciao a tutti e buona giornata.